L'Inter si congeda da San Siro conquistando il posto in Coppa UEFA ma condannando l'Avellino alla retrocessione. Abbiamo appena visto la prima rete nerazzurra di Minaudo al quarto minuto di gioco. Tenta di replicare l'Avellino. Colantuono, doppio colpo di testa, Benedetti e Anastopoulos, palla però sopra la traversa. Poco dopo la mezz'ora il pareggio irpino su corner di Bertoni e perfetto stacco di testa di Gazzaneo. Al 36esimo l'Inter in 10 per l'espulsione di Schifo per avere commesso fallo su Gazzaneo. Poco prima del riposo su corner di Nobile, Ferri spara una gran botta e Di Leo alza sopra la traversa. Al quarto della ripresa Serena tocca di testa per Altobelli che segna ma la rete è annullata per fuorigioco. All'11esimo anche l'Avellino è in 10 per l'espulsione di Anastopoulos che ha commesso fallo su Bergomi. Al 19esimo Serena potrebbe raddoppiare ma Di Leo esce con decisione sull'attaccante nerazzurro e si salva. L'ultima occasione per l'Avellino al 40esimo, la girata rete di Alessandro Bertoni colpisce però la traversa, poi anche Grasso manda lato e l'Avellino lascia così la Serie A.